Il volume fa una panoramica su questo artista straordinario che a mio parere è il più grande artista del suo tempo. È un artista che è vissuto tra la fine dell'Ottocento e il primo trentennio del Novecento, e questa panoramica si snoda attraverso le 17 opere del Museo dell'Ottocento, della collezione di Persio Pallotta. È una collezione straordinaria. Io ho studiato Mancini per molti anni e la mia più grande emozione, anche se ho visto diversi Mancini nei musei di tutto il mondo, è stata quando sono arrivato a Pescara dai Di Persio, i quali mi hanno fatto vedere quelli che io ho sempre considerato alcuni dei capolavori assoluti di Mancini e che oggi fanno bella mostra di sé al Museo dell'Ottocento. Mancini è un artista straordinariamente moderno perché è un artista anche senza tempo nel suo comunicare, nella sua forza comunicativa. Oggi i giovani, più giovani di me, sono molto attratti dalla forza comunicativa dell'arte e Mancini è un artista che non si limita alla forma, ma entra proprio nel vivo della psiche dei personaggi che ritrae. Quasi commuovono, ad esempio nel Museo dell'Ottocento ci sono alcuni dei suoi capolavori del primo periodo in cui lui era un pittore poverissimo che viveva praticamente di stenti e viveva solo di pittura, viveva per la pittura, e nel ritrarre i ragazzini come lui metteva tutto se stesso, e questo io sono sicuro che i giovani lo apprezzino.